tutte le istituzioni, la società, le famiglie, le scuole, però noi siamo venuti qua a portare concretezza. C'è opere che abbiamo realizzato e che stiamo realizzando con i fondi della città metropolitana per mettere in sicurezza strade, costoni, infrastrutture, quindi insieme ai sindaci, quindi con un lavoro di sinergia e quindi insieme agli abitanti, perché poi i sindaci rappresentano gli abitanti, loro hanno presentato dei progetti sul piano strategico che ho voluto fortemente finanziare insieme al Consiglio metropolitano e quindi non è un'opportunità, questa è una certezza e oggi ho ascoltato anche tanti consigli e tanti suggerimenti che ci porteranno ancora di più a lavorare meglio insieme per quest'isola. Lei lo diceva alla fine, è questione di educazione però. Beh, anche. La maggior parte degli incidenti adesso sono dovuti al fatto che le persone mentre guidano un motorino o una macchina scrivono al cellulare, rispondono al telefono, scrivono WhatsApp, questa è una roba indegna su cui credo ci sia bisogno anche di un intervento normativo nazionale però con sanzioni molto 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 pesanti. In particolare sull'isola Ischia, ecco, la partita sulle strade adesso si gioca tra voi e i comuni. Lei può dare la garanzia ad oggi, visto che spesso le amministrazioni si lavano le mani dicendo no, ma ci vuole la metropolitana, che i fondi e i progetti e le idee ci sono e ora tocca a loro? Ma innanzitutto si gioca insieme, cioè non è che uno sta da una parte e uno dall'altra, si gioca insieme, ma noi qua non dobbiamo dare garanzie, noi qua abbiamo portato certezze, cioè noi qua abbiamo portato risorse, quindi se queste risorse non saranno spese non sarà per nostra responsabilità, noi vigileremo e qualora ci dovessimo rendere conto che le risorse che abbiamo messo sugli obiettivi che ci hanno segnalato soprattutto i sindaci non venissero impiegate, noi revocheremo i finanziamenti. Quindi noi faremo la parte nostra sulle strade di nostra competenza, ma abbiamo messo risorse economiche aggiuntive col piano strategico per tutti quegli obiettivi che i sindaci nella loro autonomia ci hanno segnalato e la deliberazione finale sarà il 30 luglio, il 31 luglio in Consiglio metropolitano. Sindaco, la sicurezza dell'area metropolitana prima di tutto? Beh, la sicurezza che si intende non solo strade, dissesto idrogeologico, strade, scuole, ma anche ambiente. Cioè noi lavoriamo su 4-5 filoni strategici e credo che la città metropolitana ha fatto quello che mai nessuna istituzione ha fatto. Ha messo oltre 400 milioni di euro, tutto per i 92 comuni, da spendere in sinergia con i sindaci. Credo che è un esempio nazionale, non ci sono esempi come questi in tutta Italia. L'abbiamo fatto insieme a tutte le forze politiche del Consiglio metropolitano, tranne due consiglieri, Lebro e Movimento 5 Stelle, che hanno ritenuto di non sostenere questo laboratorio istituzionale molto efficace, le risorse ci sono, i progetti sono arrivati, abbiamo liberato su una lotta che ho condotto personalmente 400 milioni di risorse, c'è cioè più politica della concretezza e del fare di queste e soprattutto le utilizziamo queste risorse con le mani pulite noi in città metropolitana e quindi lo debbono fare anche i sindaci e senza quel guinzaglio del controllo della spesa pubblica come fa altra parte della politica che dice io ti do i soldi però ricordati che io ti ho dato i soldi, qua è tutto trasparente, tutto corretto, tutto esclusivamente nell'interesse dei 92 comuni e delle nostre comunità che non ci dimentichiamo sono 3 milioni e mezzo di abitanti, il 56% del territorio campano. Sindaco, chiedo scusa, a proposito di ambiente, è una situazione che possa tranquillizzare un po' i turisti e i cittadini anche delle isole. Questa paventata emergenza rifiuti, c'è il presidente De Luca che ogni giorno suona la ringa e richiama gli ordini i sindaci per quanto riguarda la situazione di Acerra. So che state producendo riunioni su riunioni, lei ha già tranquillizzato. Vogliamo proporre un altro momento di tranquillità per i cittadini isolani? Posso dare un consiglio? Qua bisogna lavorare molto e parlare poco, coinvolgere i territori, i sindaci e supereremo anche questo momento di grave difficoltà. Io sono assolutamente fiducioso e non bisogna creare né panico né allarmismo perché non servono assolutamente a nulla. Bisogna lavorare con concretezza, in sinergia tra tutte le istituzioni e i territori. Io sono convinto che supereremo molto bene anche questa fase della pausa di un mese del termovalorizzatore di Acerra. Grazie, sì. Grazie a voi, buona giornata. Grazie.